punti della discussione in modo chiaro. Faremo degli approfondimenti naturalmente su questa vicenda dell'occupazione del suolo pubblico, perché tra l'altro ha tante altre implicazioni. Ne discutevamo con Modaffari a Genova, per esempio questa cosa importante del valore dell'edicola al momento della vendita della licenza e quant'altro. Ecco, sono tutti elementi che bisogna approfondire, bisogna scrivere in una piattaforma chiara con la quale andare al confronto sia con le amministrazioni comunali sia anche, come abbiamo ascoltato dai passaggi della legge, con le amministrazioni regionali. Allora, dai numeri vedo che ci sono diversi edicolanti napoletani in ascolto, che stamattina sapevano naturalmente della tua presenza. Io ti lascio la parola brevemente per una chiusura e poi ancora torniamo in studio, perché devo dire una cosa a proposito di questa ospitalità che noi diamo ai vari sinaggi provinciali. Ricordo, la prossima settimana avremo il sinaggi di Torino e poi credo a seguire quello di Novara. Poi dirò una cosa connessa con l'attività della radio. A te la parola, Aldo. Sì, Fabio. No, in verità volevo, tralasciamo un attimo adesso quello che è insomma la versione sindacale, cosa. Volevo anch'io spendere una parola su quello che penso tutti i quest'Italia, chiedere come un appello, partecipate ragazzi, partecipate tutti, parliamoci tra di noi, perché questa forse è una delle cose più importanti che stiamo mettendo in campo, il fatto di sentirci e parlare tra di noi, qualche cosa che forse fino ad oggi non abbiamo ancora fatto. Ci parliamo così attraverso il web, ma attraverso il web non è come parlarsi così, dire a voce sembra vedere la natura e sentire anche dal tono della voce, dalle vibrazioni della voce, che cosa è, chi è e come insomma esprimere le sue sensazioni. Quindi su questo io sono d'accordissimo e sono felicissimo. In più ti volevo dire una cosa, perché tu prima mi hai parlato della Apple qua a Napoli. Sì, esatto, nei titoli del Mattino di questa mattina. Te l'avrei chiesto, guarda, perché... No, va bene, diciamo che una cosa, la presentazione è stata fatta ieri, insomma, di questa... mannaggia, sto telefono. Insomma, praticamente si prevedono 1000 studenti in 3 anni e qualcuno dice, ecco la nostra Silicon Valley. Contatti anche con la Cisco, l'Acca, l'Adel, è un progetto veramente molto importante. Infatti a tutti gli studenti verrà dato l'Office 2016 grazie a tutti gli studenti della Federico II, è una cosa veramente molto importante, bella, bellissima, perché veramente qua si parla di sviluppo, cioè giustamente si dice il mondo cambia a incredibile velocità e gli Atenei hanno un ruolo fondamentale in questo, la formazione dei giovani è chiaramente importantissima, che debbano essere al passo con i tempi. È stata veramente una cosa molto bella e interessante, l'ho seguita, perché voglio dire, tutto quello che può valorizzare, non parlo solo della mia città, ma quasi parlo di tutto il sud, è qualcosa che veramente mi sembra molto interessante e bella. Ecco, proprio prendendo spunto da questa cosa, devo dire che forse gli edicolanti proprio a Napoli potrebbero lanciare uno slogan a partire da questa forte informatizzazione della città, grazie alla Apple, grazie all'accordo che è stato fatto, grazie alla formazione, e cioè proprio rivolgendosi ai ragazzi delle scuole, dire che la lettura cartacea è un'altra cosa, la lettura cartacea è ancora importante e si affianca alla lettura online, che è per natura una lettura veloce e fugace per certi aspetti, e quindi potremmo prendere l'occasione per lanciare un appello e provare anche in questo caso a riavvicinare i giovani alle edicole, proprio con l'idea di mettere insieme gli strumenti, non che uno escluda l'altro. Allora, in conclusione, proprio perché appunto gli edicolanti vogliono vincere la sfida sull'innovazione, lo dimostrano concretamente, io volevo dire a te, Aldo, e anche agli altri sinaggi provinciali che via via verranno ospitati
presso questi microfoni, che creeremo una parte della radio, quindi una parte della nostra bacheca, quella che si vede non appena si entra su Spreaker, quindi nel sito di Radio Rete Edicole, creeremo uno spazio a parte denominato, in questo caso, ma poi via via cambieremo i nomi delle città, Radio Rete Edicole Napoli, e cominceremo proprio mettendo alcuni passi dei tuoi interventi passati e soprattutto gli interventi che sono stati fatti questa settimana dagli edicolanti. Questo sicuramente non abbiamo una Radio Rete Edicole Napoli, però ne creeremo una virtuale. A che cosa servirà? Lo voglio sottolineare. Servirà a fare in modo che i vari follower di Napoli, e quindi per estensione via via delle altre città che saranno ospiti dei nostri microfoni, i vari follower quindi possono postare dentro questo spazio, attraverso la nostra regia, i loro interventi, e quindi diventa un luogo della radio dove, come dici tu, appunto, scambiarsi messaggi, mettere in onda le proprie, i propri interventi, i propri contributi, e chiaramente sono contributi che possono essere ascoltati anche da tutti gli altri follower, da tutti gli altri ascoltatori. Bene, questa comunque sarà tecnicamente una cosa che approfondiremo nei giorni scorsi. Io per il momento ti ringrazio, perché tra l'altro sento che hai molto da fare. Come si dice, non sai a chi dare i resti. Sì, vabbè, tutto sotto controllo. Certo, un professionista come te. No, volevo dirti, domani ci sarà a Napoli il Food Innovation Village davanti alla tua edicola, praticamente, quindi sei un nostro inviato rispetto a questa esperienza. Poco fa abbiamo sentito il coordinatore Sapora, Eugenio Sapora, che ci ha parlato di questa interessante iniziativa, quindi ci dirai poi lunedì che impressione hai avuto. Ma certo, se avrò modo di arrivarci e vedere, perché tu non hai idea, se ti vuoi spiegare una piccola cosuccia, tu non hai idea di cosa significa via Luca Giordano, via Scarlatti, specialmente il sabato significa navigare tra la gente, ma letteralmente navigare tra la gente, perché ce n'è tanta, veramente tanta. Comunque, quindi, io, se ho il piacere di arrivarci, come no, mi sento, no, farò di chiacchiere. Buongiorno signora, vedi che bello. No? Dovrai fare il cronista d'assalto allora. No, veramente, è così, non sto scherzando. Va bene Aldo, buon lavoro, a presto. Grazie anche a te, ciao a tutti, ciao. Where's my beautiful home? Where's the life I've known? Oh, I'm a big man now, with big problems. Had to sell my house, take all my things down to Florida. Off to Florida. It's where all the nuts roll off. Yeah, the tape that captures it far. Calls me up somewhere in Florida. He said, son, things aren't so sunny down here. Oh, they took my car,
and all my things. I gave a soldier mom's old ring here in Florida. Here in Florida, it's where all the knots roll off. Yeah, they got the crack horse at bar. Rita, the only snow goes up your nose in Florida. It ain't so sunny here in Florida. Florida, you suck. Can't make no money here in Florida. Florida just sucks. You know, so damn broken, Florida. Smoking generic smokes in Florida. Yeah, can't afford coke in Florida. Oh, the episode of Cops taped down in Florida. And Ted Bundy set up shop down in Florida. They got those terrorist flight schools in Florida. Yo, your child kidnapping fools, they live in Florida. Ponce de Leon look for youth down in Florida. They make that orange juice down in Florida. Florida, you suck. Florida just sucks. Florida, you suck. Florida.